Non ci posso credere, quindi hai scelto Fue Coco, eh? No, io ho scelto Fue Fue. Beh, secondo me è la scelta perfetta, state super bene insieme. Grande, occhiolino, occhiolino. Signor Clavel, posso scegliere anche uno di questi Pokémon? Ma lei non c'aveva già i suoi Pokémon. Dai, la campionessa senza neanche giocare, raga. Non ne ha ricevuto già uno quando è entrata a far parte della nostra accademia? In realtà no, avevo già altri Pokémon di cui mi stavo prendendo cura, ma adesso vorrei allenare un Pokémon tutto nuovo, in modo da ripartire da zero insieme a Debi. Mi Agonista. Non sembra un'idea eccellente. sa leggere qua, oh. Penso che le farebbe bene mettersi nei panni di chi ha appena iniziato come Debi. Giudice. E vai! Debbie ha scelto Fue Coco, quindi io sceglierò lui. Vedrai sbrigatito, ci divertiremo un mondo io e te. Raga, fermi tutti. Di solito lo sfidante dovrebbe prendere il Pokémon contro con noi. Dovremmo essere deboli, quindi dovrebbe aver preso l'acqua. Perché ha preso Magari c'è l'erba? un altro Sfidante. sfidante che prenderà quello in cui un po' alla. C'era una generazione che venivano dati tutti gli Però starter. bello questo cambio di trama, raga. Interessante. Teniamo d'occhio su ste robe. Ha reso i giochi un po' più semplici. Ma adesso lo vedremo, non ho idea. Cioè, per il momento sembra giostrato bene. Vabbè che all'inizio, quindi magari hanno curato di più sti dettagli. Oh, c'è un oggetto. Rimedio spray. L'hai trovato? Tu Sì, cura cos'hai? un Pokémon dall'avvelenamento. Oh! Giù c'è la tipa che ti sfida. Vediamo se c'è qualche altro oggetto. 3 days later. Che chilling, raga, comunque qua. Abbasso un po' lo schermo così ci si vede meglio, raga. Prima lotta. La comodità, come sempre. Sbrigatito è nel posto contro Fue Coco. Brutta animazione via se non mi piace tanto. Vabbè, molto pulito qua. Cosa facciamo, braciere? Ecco, un braciere, raga, lo annientiamo. Però la mia vita dov'è? So dove siamo noi? La vita nostra dov'è? È in basso qua. Dove siamo noi? Colpo coda top, brutta l'animazione colpo coda. È sempre stata così. Sì. Però era più bella in 2D. Oh, Nami è contenta. Io Cosa facciamo? mi sono, non vedo l'ora di lottare di Invece io faccio nuovo. non preoccuparti. Grazie, devi sei gentile. Invece mi ha detto sarà una lotta con i fiocchi a far aggrottato le sopracciglia. Mi fa piacere vedere che abbiate legato così rapidamente voi due. Sono certo che un'allenatrice di rango campione come lei avrà una quantità di consigli da dare alla nostra nuova studentessa. Scusami, mi sono dimenticato, stai calmo. Sono un po' stanco, Lo so, ho quindi capito, però. reagisco in modo un po' così. Scusate, ragazzi. Ok, ci mostrerà l'Accademia Nemi. Ci sta. E ci mancherebbe, lasci fare a me, preside. Eccellente, allora conto su di lei. Che ne dici, piccoletto? Ci mettiamo in marcia? Quacks! Più fresco, raga. Ma è troppo carino. Forse farei meglio a concentrarmi sul Pokédex ogni tanto invece di pensare solo a lottare. No, continua a lottare, Ah, a Nemi. proposito di Pokédex. Tu non hai mai catturato un Pokémon selvatico, sbaglio? Oh no, spiegone in arrivo. Beh, allora prima di andare all'accademia ti insegnerò io come si fa. Seguimi, dai. E si vola, si segue Nemi, signori, let's go. Vabbè, c'è il punto esclamativo in realtà sulla mappa, non serve. Sì, no, stavo guardando, vedendo la mappina. Intanto salviamo, raga. Tipo, ho paura di perdermi quando ci sono le mappe così grandi. Non Più alto di noi, Nemi. si preoccupi, signora, ci penso io, Ademi.
Oh, ma che bello sapere che mia figlia si è già fatta un'amica. Ho dato un'occhiata all'opuscolo della scuola e pare proprio che avrai degli eccellenti professori, per non parlare di tutti i servizi che avrai a disposizione. Che meraviglia! Top! E con Nemi al tuo fianco vedrai che ti divertirai un mondo all'accademia. Ah, da oggi in poi vivrai al dormitorio, quindi voglio che tu mi prometta che mangerai come si deve. Questa è una frase che disse la mamma di Ash proprio primissimo episodio, quando inizia il suo viaggio. Quindi, collegamentino interessante, raga, da parte del gioco. Ecco qui, c'è il vabbè, una frase tipica da mamma, però mi fa piacere comunque vedere che un po'... questa citazione esatto. Utile. Ecco qui c'è il pranzo al sacco che ti ho preparato e anche la tua paghetta, mi raccomando, niente spese folli. Hai ottenuto il panino. Hai messo il panino nella tasca strumenti chiave. Quanti cash ti ha dato la zia? Però la mamma è molto anonima, devo dire, come personaggio. Non... Sì. A parte per il grembiule, non ha particolari segni distintivi. Bisogna che la seguiamo per forza. Direi proprio di sì. Perché tanto c'è la mappa, raga. Ci sei? Stavo collassando. Perché spegniamo? No, no, andiamo avanti, oh. Ok. Raga, collassamento in live. Dopo mi butto nel letto, raga, si dorme qualche oretta prima di ritornare subito al lavoro. Attenzione, un po' di Pokémon nuovi vedo. A differenza delle città, le strade campestri e l'erba alta pullano di Pokémon selvatici. Hai Fuecoco. Se ti avvicini a loro ti attaccheranno, ma niente paura, hai Fuecoco dalla tua. E se vuoi catturare un Pokémon avrai bisogno di una cara vecchia Pokéball. Ecco, te ne do qualcuna, visto che ne ho un sacco. Troppo gentile, sembra i ragazzi della Pixelmon. Hai ottenuto 5 Pokéball. Hai messo le Pokéball nella tasca Pokéball. Hong Kong. Ah, tempismo perfetto. La pratica è meglio della teoria. Debbie, prova a lottare con quel Pokémon. Facciamo un po' di lotta prima. Che magari... Tirazione, raga. Anch'io. Ma ne possiamo tirare. Anche lui è tirazione. Anche un braciere, quasi quasi. No, io vado con un'altra azione. Visto? Ci stava. Poi borsa. Poi... Pokéball. Usiamo la Pokéball, raga, vediamo se catturiamo. Carina l'animazione, però raga, il background della Pokéball cos'è? Sembra Pokémon Go. Non sembra, esatto, pixelato, raga. Lechonk è stato catturato. Un soprannome ci serve ora. Vuoi dare un soprannome? Io sì, raga, noi li soprannomineremo tutti, quindi. Cioè, io in realtà non ho quasi mai dato soprannomi ai Pokémon. Abbiamo plasmata una nuova DB nella zona. Voglio aprirmi a nuovi orizzonti. Mamma mia, raga, in pratica mi stai dicendo che mi vuole lasciare, però ancora non... No, non è vero. Al massimo Bistechonk. Quello che avevo detto io. No, tu hai detto Bistech... Bistechonk. Chonk. Vabbè, perché tu leggi in modo diverso. Ma perché cioè... no, suona in maniera diversa se lo scrivi in maniera diversa. Raga... Cioè, ogni cosa che direte, raga, avrò usato contro di voi, Non è vero, mamma mia, oh. Vuoi continuare da solo? Ogni cosa, raga, avete visto? Comunque, si nutre esclusivamente del cibo più pregiato. Ma dobbiamo leggerlo, sono diverse tra le cose. Ah, che ne sapevo. Vabbè, prossimo. Cioè, giochiamo insieme così vediamo le differenze. Non so, pensavo fossero uguali. È l'unica roba che sono uguali, li Pokémon, madonna, oh. Mamma mia, oh. Stunfisk, non io so neanche se c'è. Io bisteccone lo chiamo Stunfisk. Ma effettivamente, sembra un po' una bistecca. Comunque puoi aprirlo in qualunque momento. Lo leggiamo dopo, dai. Ah, che bello che sono tipo dei volumi del libro dentro la biblioteca. Sì. Oh, grandissimo, successo il primo colpo.
Io faccio un po' pena nella cattura, magari puoi insegnarmi qualcosa tu. Comunque non è detto che la cattura riesca al primo colpo, quindi meglio che ti porti dietro qualche altra Pokéball. Vabbè, proviamo a catturare. ZR per lanciare una Pokéball e dare inizio alla lotta. Sì, ma leggi lì il tutorial. A quello lì è un... Ma stai fermo un attimo che leggiamo la descrizione del Pokédex, per favore. Pure. Oh, arrangiati. Dov'è il Pokédex? Col meno, se leggevi il tutorial lo sapevi. Ma riesco a vedervi tranquilli. Da stamattina sono migliorato, allora io ti ringrazio, zio, di stare live con noi. Ah, tu com'è che si chiamava il tuo? Ciocchino. No, no, il tuo sempre Lechonk o un'altra roba? Ciocchino. Non come l'ha rinominato, porco cane. Sì, si chiama sempre Lechonk, non è che cambia il nome. Non so, attualmente... Talmente sviluppato che usa cibo tutto il giorno. Che usa? Boh, ci siamo noi davanti. Spostati che sposto. Possiede un olfatto altamente sviluppato che usa solo per cercare cibo tutto il giorno. Come me, raga. Si nutre esclusivamente del cibo più pregiato. Il suo corpo emette un odore di erbe che i Pokémon coleottero detestano. Oh. Vediamo se troviamo altri Pokémon. Io ce ne ho uno qua davanti. Gli non so che cos'ho. Ah, io ho un nuovo Pokémon. Tarountula. No, veramente? Sì. Mamma, che brutto. Ma lo vuoi vedere? L'ho visto un po'. Boom, baby! No, guarda Tarountula. Lo catturiamo, questo. Ma tu non ce l'hai, scusami. Boh, adesso lo cerco. Secondo me è tipo uno di quei Pokémon sfigatissimi. Che poi diventa fighissimo. Oh, ma non è così brutto, dai. Dai, sembra un po' sfigatino. No, a me piace. Ah, hai trovato un pelo di Lechonk. Vedi che non me lo mira. Che carino. Comunque, magari non puoi disturbarlo mentre okay, sta riposando. Ah, ok. No, invece vedi. Scende e ti spacca tutto. Questi primi Pokémon, raga, hanno la fortuna di essere tutti belli, perché così li catturiamo. In più sono le prime... I primi approcci sul game, quindi la gente è presa bene a catturare anche. Come potrò catturare? Che bello questo. Non lo so, perché anche io ho fatto fatica a dargli un nome. Cioè, non sapendo come diventerà, diventa difficile dargli un nome, capito? Sì, sì. Tarountula. Tarantula. Ragno. Ragnetto. Sandalo. Perché sandalo? Pronto. Ma cosa c'entra? Con tante U. Guarda chi ha passato, il tuo Pokémon preferito. Chi? Ma carino. Ci non sta. È il mio preferito, ma è carino. Catturate con poche catch questo Pokémon. Infuocata la zia, raga. Dice di esplorare, che c'è stato un suono sulla scogliera. Attenzione, oh. Vediamo dal faro. Ci sono gli Eshu. Oh, c'è il leggendario, Aspettiamo Debi. Arriva. Comunque è diversa la spiaggia, Sì. È proprio diverso. Te l'ho già diverso. Detto prima, ma adesso sono ancora più sicuro. Sì, sì, certo. Beh, carino come dorme anche il suo. Fai una... Il mio sembra già una moto. Vabbè, gli Ondur cercano di svegliarlo, ci sta. No, è che lo stanno attaccando. Groar, ha detto il mio invece. Il mio Groar. Sì, sì.
Gli andum scappano, ci hanno visto, hanno preso paura. Mio zaino comunque è più bello, eh. Raga, comunque attacca sempre il design, è incredibile. Ah, è più bello il mio, che cacchio. Andiamo a parlare con il Legend. È un po' triste, raga. Dai, che carino. Beh, devo dire che la posa del leggendario di Violetto è un po' più tranquilla, eh. Dargli qualcosa per rimetterlo in sesto. Io gli do un panino, raga. Va bene? Non lo so, non è meglio una pozione, un revitalizzante, qualcosa del genere? Secondo me gli piace il panino all'italiana qua della mamma di agonista. Eccolo qua, se l'ha triturato, raga. Guarda, il mio invece fa così. Il suo è felice, raga. E poi basta, rimane steso adesso il tuo. Ah no, si è alzato. Dove sta andando, raga? No, comunque è molto maestoso, come si muove. Mi piace adesso vederla così, la texture su quella che dovrebbe essere la ruota. Sì, sembra tipo la gola, cazzutissima. Cosa fa, raga? Porco cane, Dragon Ball, pass through the drum. Dragon Ball, Aston Uno Trump. Porco cane, ma che cacchio? Sei tipo evoluto. Figo. Bello. Lo implementeranno anche sulla Pixelmon il panino per i leggendari, eh. È una chicchetta che pochi possono avere. Grande Ghost che sei con noi. Comunque è andato nella caverna. Mm-hmm. Guardate come sculettenza. Il mio no. Scodinzola solo, ma non sculetta. Perché il tuo non ha le gambe, è un Pokémon per metà. Il mio vola però, il tuo cammina. Mia swag. Cacchio è? Ci chiamano. No. Eccoti, come stai? Sei ancora tutta intera? Ma raga, ma questa qua sta male, oh. Tutto ok. Io freddo. Ma vuoi sparti un po' di aria calda? No, andare a stendere. Se ti fossi fatta male mi sarei sentita in colpa. Insomma, sono stata io a suggerire di scoprire l'origine di quel verso. Vabbè, non fa niente. Adesso l'importante è tirarti fuori di lì. Cerca di venire fin quassù, o almeno avvicinati un po' e cercherò di tirarti su usando una delle mosse dei miei Pokémon. Ok, easy. Oh, c'è un oggetto subito sulla sinistra ora. Lei non ha visto il Pokémon leggendario, raga, che ha appena tirato una secca in bocca. Ma ha detto una roba tipo... sembra che sta aspettando solo te. Oddio qua. Oh. Ma tu c'hai un percorso diverso dal mio. Wow, ma che spettacolo. Sembra forte quanto i miei Pokémon, anzi forse di più. Intanto io sfido Trump qua. No, io no. Resta lì. Io continuo la strada con Miraidon. Perché c'è anche tu, Trump? Sì. C'è anche Diglett. Ora Ondur. Poi se li pappa tutti in un sol boccone, raga. Ah, li ho fatti andare via con un coso sulla testa. Con un coso sulla testa cosa? Oh, c'era tipo una roba di The Sims. No. Ci sta avvicinando qualcosa, attenzione. È dietro di sé. Ah, Ondur, esatto.
Attenzione, il King li ha spaventati, sono andati a chiamare il capo dei capi. Ma che livello è? 40, raga. Fuga. Non è una lotta da cui possiamo fuggire, ci spacca tutto. Ma lui l'ha fatto in automatico. Ah, ok, infatti. Non volevo che mi spaccassero fuori cocco. Adesso chiamerai i suoi protetti e ci attaccano. Beh, diciamo che questa animazione ci sta alla fine. Crea un po' di hype sulla lotta. Anche sul leggendario in generale. Il suo è sempre chillato, raga. Sembra bello scassato. Sì, sembra sempre perennemente nel chilling, okay. Lo zio qua. Che Pokémon sono? Ti sei salvata per il rotto della cuffia. Dove cacchio vai, oh? Ha brutto infame. Oh no. Wow, che succede? Tutto bene. Forse ha esaurito le forze durante la lotta, ma che Pokémon è questo? Sembra un po' un Cyclizer, ma non ne ho mai visto uno così. Ah, ok, sì, Cyclizer è quel Pokémon che abbiamo visto nel trailer, tipo che sembrava quasi lo starter dei leggendari. Certo, la moto. Cos'è che è? Difficile dirsi. È un mistero anche per te, eh? Sì, sì. Ma la cosa più importante è che stai bene. Certo che ti sei fatta valere in quella lotta. Tu e quello sto misterioso Pokémon vi siete appena incontrati, eppure avete lottato contro quell'Houndoom con gran sintonia. Non che abbiamo lottato proprio. Sì, infatti, prova. Come stai dicendo che ha lottato per conto suo? Cioè, non gli hai dato alcuna indicazione? Quindi non è ancora proprio un tuo Pokémon, peccato. Ah, guarda, sei già rimasto in forza, meno male. Secondo te è stato lui a mettere il verso misterioso di prima? Wow, più lo guardo più lo trovo intrigante. Quando sarà diventato un Pokémon tuo, promettimi che mi permetterai di lottarci contro. Mamma mia, ho infognata, raga. Scambiamoci i numeri di telefono, nel caso dovessimo perderci. Certo, Nemi, vai tranqui a manetta. Nemi, passa subito all'azione comunque. Tu che mi dici? No, nel mio caso non... no. Che lo so. E tieni anche questa, puoi usarla per com'è, insegnare buono. Ai tuoi Pokémon, ma sei di ore per le lotte contro avversari fortissimi. Oggi opening chill, però ci stava a aprire un po' bene. Che ci fai qui? Lui conosce il nostro leggendario, raga. Peppe, che è un altro studente, raga, il cuoco. Si chiama Pepe, non Peppe. Ma si chiamerà Peppe per noi. Ah, un professore? Ah no, il figlio del professore. No, uno che studia. Let's go, bello infognato. L'ho trovato ai piedi della scogliera. Ok, quindi abbiamo anche preso il leggendario. Grazie Teo Perry, adesso andiamo a vedere. Scusatemi se quest'ultima mezz'ora era abbastanza per le nuvole, ma ho veramente dormito pochissimo. Ma comunque ha una protesi tipo? Ah no, no, solo un guanto. Bomba. Salviamo, raga. Sì. Io vi saluto, ragazzi, come sempre, e vi auguro un buon proseguimento. Ci vediamo domani in live.
Ciao raga.